primo tempo selezione contro le Sparta, risultato 2-0 per ragazzi in maglia blu. Armando Silvestri, 2-0, sta vincendo la squadra avversaria, non riuscite come in questo inizio di torneo a trovare il gol, cosa si deve fare secondo te? Niente, dobbiamo essere un po' più veloci, anche perché cambiamo squadra ogni partita. Quindi questa è la cosa, è difficile, ci manca un po' l'amalgama. Esatto, ci mancano due dei nostri titolari e questi sono i risultati, purtroppo. Va benissimo, bene. Grazie, in bocca al lupo, andiamo da qualche protagonista della Le Sparta. De Luca, 2-0, state riuscendo ad impostare bene il gioco, a giocare bene la palla, peccato per l'infortunio di Arillo al fine del primo tempo, però fortunatamente il vostro compagno che mancava vi ha raggiunto. Sì, Enrico sta facendo veramente una cosa da persona di grande rispetto verso i compagni. Si sta sacrificando anche. Non è solo l'infortunio, ma ci manca pure Silvio, il nostro attaccante. Assolutamente. Quindi cerchiamo di mantenere, che loro sono bravi. Speriamo che Alberto si muova allo spogliatoio. Ok. Va benissimo, grazie, in bocca al lupo, ci vediamo dopo per selezione contro alle Sparta. Ciao ragazzi, siamo qui al termine della partita, che possiamo affrontarsi alle Sparta contro Selezion. Alle Sparta che vince 7-1, grandissima prestazione di De Luca, autore di una doppietta. Migliore dei suoi, Russo della Selezion. Russo, prima partita per te con i nuovi compagni. Eravate a 9 punti primi in classifica, oggi qualcosa non è funzionato, gli avversari si sono dimostrati forse più scaltri di voi per mettere la palla in rete e il risultato è andato a svantaggio. Cosa ne pensi? Il risultato è giusto, noi siamo stati superiori in tutto, le seconde palle erano tutte loro, quindi riassunto l'hai detto tu, sono stati più scaldi, più cattivi in ogni palle, stavano messi meglio in campo. Peccato per i tuoi tantissimi tiri, purtroppo andati a buon fine, però credo che tu rispetto ai compagni hai fatto una buonissima prestazione. Un po' più rispetto agli altri, abbiamo perso, siamo in 6, abbiamo perso. A chi vuoi salutare? A tutta la mia squadra, sperando che alla prossima riusciamo a vincere. Buonasera. De Luca, passiamo a te oggi, tu veramente a tutto campo, però come stavamo parlando anche prima dell'intervista, era assente stabile, avete fatto veramente una buonissima partita sapendo forse di non avere il bomber, avete dato tutti qualcosa in più. Beh sì, alle volte quando sai che ti manca qualcosa cerchi di metterne altra per cercare di fare bene. Questa sera abbiamo fatto credo più che bene, va bene così. Senti alle Sparta che si riprende, sconfitta nella scorsa giornata, forse un po' immeritato anche, l'ho visto per ciò che è stato visto in campo, però l'importante era rialzarsi, l'avete fatto alla grandissima maniera. No, vabbè, in realtà questa sera mi sono sentito dare qualcosa di più, anche perché le squadre dell'Interland sono squadre calenti, con un tifo caliente. Io essendo del Vomero ho dovuto un po' trasformarmi, dare un po' la parte più grintosa di me. E poi mi sono respinto un po' più avanti perché sapevo che non essendoci Silvio sarei dovuto essere io quello che avrebbe dovuto fare la differenza. Possiamo anche chiudere. E la differenza si può dire che oggi l'hai fatta. Ti ringrazio. Il migliore in campo rispetto ai tuoi compagni. Comunque hanno giocato bene, ma non molti. Senza. La voglio dedicare al giovane Enzo De Rosa. Vi auguro, vieni qua. Questo ragazzo ha 16 anni e gioca come se ne avesse 30 e non ha ancora di niente. È veramente fondamentale nella nostra squadra. Secondo me prima o poi migliore in campo, forse questa sera se lo merita lui. Assolutamente, per il fatto che non sapevo che avesse 16 anni. Ma sono passato pure il testimone. Ciao ragazzi.